Ciao ragazzi, noi siamo qui al Comune di Roma perché oggi è una giornata importante, abbiamo preso visione, stiamo per prendere visione dei contratti derivati, questi mostri stipulati dalle passate amministrazioni. Adesso in piedi sono rimasti 2 contratti su 9 e noi andremo a spulciare tra le carte perché ci è stato detto, e purtroppo lo viviamo personalmente sulla nostra pelle, che solo per quelli già chiusi e quindi per ciò che stiamo pagando a causa di queste scelte di stipulare questi contratti, sul Comune di Roma gravano 200 milioni di euro all'anno, 400 miliardi di vecchie lire. A volte mi domando se il passaggio euro all'euro sia stato proprio dovuto anche a coprire queste immani cifre che quando sono tradotte in lire fanno ancora più paura. Forse questo è uno dei motivi dopo i tanti disastri che hanno fatto. Quindi dicevo, 200 milioni di euro che ogni anno gravano sul bilancio del Comune, quindi come se fosse il gettito di un addizionale. Ci vogliamo interessare a questo per capire fino in fondo gli errori che sono stati fatti e ciò che anche ad oggi può essere ancora fatto. Che tipo di gestione stanno avendo questi contratti in piedi, che sta portando avanti in questo momento un commissario. E noi a livello parlamentare anche ci siamo, tutto quello che non sarà visualizzabile oggi faremo in modo che venga visualizzato in seguito attraverso degli appositi atti parlamentari che serviranno a mettere in luce anche la gestione commissariale, cioè quella gestione che riguarda i conti del Comune, anche i contratti derivati dal 2008 ad oggi e che oggi ci è preclusa. Guarda caso, si nominano i commissari anche per avere forse più margini di manovra e per fare in modo che i cittadini non vadano continuamente a spulciare nelle carte. Ma noi non ci arrendiamo, siamo entrati nelle istituzioni per questo e andiamo avanti. Siamo qui, vi terremo informati.